Siamo con Noemi Cantele, giunta alla 13ª stagione da Elite, sicuramente un inizio di stagione molto brillante. Adesso da qui al Mondiale di Firenze gli appuntamenti sono tanti. Cosa ti aspetti, Noemi? Beh, sicuramente sono partita meglio del previsto, di quello che mi aspettassi. Ora forse in questo inizio stagione in Europa mi attendevo qualcosa di più, però forse per anche le condizioni meteorologiche che hanno un po' condizionato molte gare, sia negli uomini che le donne, questa situazione non mi ha favorito molto arrivando praticamente dall'estate in Salvador. Ed ora spero di riniziare a raccogliere qualcosa di buono. E quest'anno c'è il Mondiale a Firenze in Italia, dove voglio conquistarmi ancora un'altra maglia azzurra, e poi anche secondo me possiamo come B-Pink migliorare il nostro sesto posto che abbiamo fatto l'anno scorso a Valkenburg nella cronometro a squadre. E abbiamo rinforzato la squadra anche per questo obiettivo, e poi nel percorso d'avvicinamento al Mondiale di Firenze c'è un campionato italiano a Varese, dunque ci sono tanti appuntamenti in cui mi piacerebbe ancora lasciare il segno. Pochi giorni fa è stato svelato il Giro Rosa, o perlomeno la notizia che il Giro Rosa ci sarà. Noemi, sei contenta? Ma sicuramente, perché è importante che per il ciclismo femminile che ci sia il Giro d'Italia femminile. Per alcuni mesi sembrava che non si riuscisse a organizzarlo, e meno male che è arrivata questa notizia. Peccato che forse non ci sarà una tappa varese, ormai era quasi un po' stava diventando una tradizione che ci fosse una tappa nelle mie zone. E poi sicuramente per me sarà una gara di passaggio importante, dove l'obiettivo sarà quello di ritrovare un successo di tappa come è stato nel 2009, e da quello che so si parte dalle stesse zone, dunque magari va bene. È vero, possiamo dirlo, possiamo svelarlo, una delle tappe appunto sarà nella zona di Cerro al Volturno. Ricordiamo una tappa lì, ma sono tanti i successi che Noemi Cantele ha avuto in queste stagioni. Forse uno dei più importanti è il campionato italiano, il doppio campionato italiano in Sicilia, sbaglio? Sì, per me è stato quello un coronamento della mia carriera, perché per tanti anni ci sono andata vicino. È una gara quasi, quello che ho detto ultimamente, che è quasi più difficile vincere un campionato italiano che vincere magari non so, una prova di Coppa del Mondo. E per alcune atlete è quasi stregata come corsa, e invece nel 2011 in Sicilia è stata la settimana perfetta per me. Sono riuscita a coronare quel sogno e poi a portare per un anno, cioè una maglia importante, perché portare il tricolore in tutto il mondo è motivo sicuramente d'orgoglio, ma anche da importanza per quello che hai fatto e stai facendo. Con quella maglia nella scorsa stagione hai vinto anche una gara particolare, una gara un po' a modo tuo, Liberazione di Crema. Come te la ricordi? Ma quella è stata veramente forse la gara più strana della mia carriera, perché a volte si parte alle corse che non hai voglia di correre, non dici ma perché sono qua, potevo starmene a casa. Quel giorno è stato veramente così. Poi dopo una trentina di chilometri forse mentalmente le gambe si sono sbloccate e ho iniziato a divertirmi, che è quello che cerco sempre durante una corsa, di divertirmi, perché soprattutto il ciclismo per me deve essere quella dose di divertimento, e quando riesco a divertirmi so che sono in quelle giornate che riesco a raccogliere di più. E niente, infatti dopo sono riuscita a vincerla non in volata, anche tutti pensano che Crema ci sia un arrivo in volata, invece lì con una fuga a tre poi ho vinto in volata, ecco. L'hai detto tu, bisogna divertirsi, ti diverti da Elite, ma soprattutto ti divertivi quando eri più giovincella, bambina. Perché hai iniziato a correre? Quali sono i tuoi ricordi?
Ma il mio ricordo del ciclismo, quello proprio il primo, mi sembra nel 91, quando avevo 10 anni, ma forse nel 90, adesso non vorrei sbagliare, ma ero andata a vedere con mio papà il Giro d'Italia e degli uomini, e una tappa arrivava sul Sacro Monte, c'era una cronoscalata e Bugno aveva la maglia rosa. E quello è veramente il mio primo ricordo, e lì è nato probabilmente, ecco, questo mio sogno di magari un giorno essere io un corridore e fare compiere quelle gesta atletiche straordinarie. E poi non ho iniziato subito a correre, nel senso, perché la mia carriera è stata un po' più in là, nel senso, rispetto all'inizio. La mia prima bici da corsa l'ho ricevuta da mio nonno quando avevo 2 anni e mezzo, dunque era un po' il mio destino, un po' la strada sicuramente era segnata. Ed era più un passatempo di famiglia. Mio papà ci portava in giro a fare, non so, sul lago di Lugano. Era veramente un divertimento, era il piacere di andare in bici, che è lo stesso che provo tutti i giorni quando esco in bici e ho la possibilità di andare in bici in posti belli. E poi dopo, niente, a 13 anni, perché mio fratello ha iniziato a correre per gelosia, ho costretto i miei genitori a farmi iniziare a correre in bici, e da lì poi è iniziato la mia carriera, e poi da grande passione, grande divertimento, gioco, è diventato un lavoro. Ricordiamo, Noemi comunque, oltre al ciclismo, è riuscita anche ad ottenere un traguardo importante, quale la laurea, e da lì forse il punto di svolta verso la carriera ciclistica professionistica. Sì, perché fino a quel momento per me era veramente importante laurearmi e pensavo in modo molto responsabile che dovessi prima laurearmi e poi dedicarmi al ciclismo, cosa che magari in quel momento non è stato capito, perché è logico, da un atleta che ha del talento si vuole magari ottenere tutto e subito, e invece io ho voluto crescere in modo graduale, e poi da che mi sono laureata, che ho iniziato a farlo al 100% il ciclismo come attività principale, lì e veramente c'è stata la svolta, perché logicamente quando ti concentri solo su una cosa riesci a ottenere grandi risultati. Quindi tante emozioni, tante soddisfazioni, il sogno qual è l'ultimo, il grande obiettivo che manca nella tua carriera? Beh, qualcuno ne manca, mi sa che non si realizzerà mai, perché l'Olimpiade è sicuramente quello che non sono, cioè una medaglia alle Olimpiadi non sono riuscita a coronarlo, e non penso che mi darò la possibilità di arrivare alle Olimpiadi di Rio. Medaglie ai mondiali ne ho vinte, e logicamente manca la maglia iridata, che penso tante volte mi è sfuggita, e forse se quel giorno tutte le cose vanno per il verso giusto, magari un pizzico di fortuna c'è al mio fianco, è possibile.